Ciao e bentornati sul mio canale, mi chiamo Xenia e oggi voglio parlarvi di 10 capi basici che non possono mancare nella vostra guardaroba. Super comodi, questi sono di massimo. I blazer. Oh, santi sneakers. Un vestito, oh mio Dio, il colore. Il vestito più bello che potete portare è la sicurezza in voi stessi. 3 anni fa ho trovato il mio stile, ho capito come mi piace presentarmi, ho capito come mi piace vestirmi, ho capito che devo costruire la base della mia guardaroba con i capi che porterò più spesso. Quindi pian piano ho deciso di cambiare totalmente il mio guardaroba, di dare via i capi che non mi piacciono più, che non rispecchiano più il mio stile, e ho iniziato di creare la mia, se volete, capsula guardaroba con delle cose basiche, di tessuti buoni e con dei capi che sono molto versatili, che possono essere abbinati tra di loro. E oggi vi voglio far vedere 10 di questi capi che non mi deludono mai, che posso abbinarli sempre tra di loro e essere sempre on top. Partiamo col primo capo. Il primo capo è ovviamente la t-shirt bianca. Può essere a maniche lunghe, questa è a maniche corte, super versatile, va bene sia per l'inverno che l'estate, la uso in tantissimi modi. Infatti volevo fare su Instagram un piccolo video su come giocare con la maglietta bianca e renderlo dall'uso più quotidiano all'uso più per l'uscita, discoteca, serata o cena, appuntamento. Scrivetemi giù se vi piace l'idea e iscrivetevi al mio Instagram e nei prossimi giorni mi ci metterò a fare un video per voi. Scrivetemi giù se vi piacciono questi video con gli outfit. Avevo qualche idea in mente di fare magari tipo 5 outfit un pantalone, piuttosto che 5 outfit una maglietta, come potrebbe essere anche la maglietta bianca. Scrivetemi giù se siete interessati a vederlo anche qua su YouTube nella forma un po' più approfondita, così ci penso a fare anche quel video lì. Una camicia. Ho preso come un esempio una camicia bianca, questa è una camicia semplice di tessuto abbastanza duro come se fosse la boyfriend shirt, ma questa ha le linee un po' più diverse per quello che mi piace invece che una semplice camicia bianca dell'uomo. Questa è di H&M, della loro linea di qualità premium, mi sembra si chiami. Super semplice, super versatile, mi piace anche portarlo addosso, questa per esempio è una camicia di lino e mi piace sempre portarla in questo modo sopra qualche top d'estate, è una perfetta soluzione perché in città con la maglietta magari con spaghetti stripes che è così ti senti un po' spoglio, no? Buttando sulla camicia così, soprattutto di lino che respira, lino, cotone, qualsiasi materiale naturale respira e vi sentite un po' più coperti, e quindi le camicie è il must have nella mia guardaroba. Vi ho già detto che amo le camicie, le ho di tantissimi colori, ma perché le porto veramente veramente spesso sia d'inverno che d'estate. Ovviamente le camicie di lino le porto solo nella stagione primavera-estate, ma le camicie come questa le porto anche d'inverno. Passiamo al terzo capo. Al terzo capo, una maglietta, un top un po' più elegante, diciamo. Vi faccio vedere poi anche nei video che ho preso recentemente un pack da 2 top come questo stile, ma bianco e nero e a coste, super belle. Questo invece è un top di And Other Stories, tipo fatto a maglia. Se volete dare un tocco di eleganza al vostro outfit e non volete mettere un semplice top anche come questo qua, spaghetti stripes, che è un po' più sportivo, ci sono queste alternative di top un po' elegante che per me è un must have nella mia guardaroba.
jeans. Vi ho fatto vedere, allora, tutti e tre per me le basi. Un jeans nero, questo un po' grigio così con l'effetto lavato, un jeans blu e anche un jeans bianco che è perfetto per la stagione primavera-estate. Che dire, i jeans è un grande classico, anche se a dire il vero preferisco i pantaloni. I jeans non sono perfetti per l'inverno perché, se non sapevate, il jeans è un tessuto che non vi protegge dal freddo, ma invece per l'estate è perfetto perché mantiene un po' la freschezza. Ovviamente non con 35 gradi, come lo vedrete in tutti i video di questo genere, i jeans è un must have di tutte le guardaroba. Pantalone morbido, come lo vedete su di me adesso, non so se si vede, però vi faccio vedere poi più in dettaglio. Ho anche di colore beige, tutti e due questi qua, sia quello nero che questo, è uno degli ultimi acquisti, è di Massimo Dutti. Super belli, super leggeri, molto comodi, e come vi avevo già detto preferisco i pantaloni così morbidi ai jeans perché mi sento un po' più libera di muovermi e mi piace la sensazione, diciamo, del tessuto più morbido al tatto con la pelle. E i pantaloni così per me è una cosa super indispensabile, soprattutto nel periodo primavera-estate. Le scarpe con il tacco. Io porto il tacco sempre molto basso, ho un paio di scarpe col tacco alto che porto solitamente nelle occasioni speciali piuttosto che nelle foto, non sono tanto capace, vi avevo già detto, ma questi col tacco basso super comodi, questi sono di Massimo Dutti, e anche questi possono essere abbinati dal look di ogni giorno e non sarete un po' fuori posto col tacco, come anche nelle serate che non sarete neanche poco vestite se mettete il tacco così basso. Non possono mancare nella mia guardaroba estiva e primaverile. Blazer. Quelli che mi conoscono sanno benissimo che io adoro i blazer, è un altro go-to outfit, lo avrete visto anche nel video 10 outfit della primavera. Un capo super versatile che potete abbinarlo dal giorno alla sera, super bello. Questi due modelli, questo lo porto più di giorno che è dritto di qua, e questo blazer invece che ha, diciamo, questa parte che il modello è un po' più romantico e rende tutti gli outfit più classy. Quindi super belli i blazer, assolutamente da avere nel vostro guardaroba. Allora, la prossima cosa, i top sportivi. Come vi avevo già detto, mi piace avere l'alternativa come i top un po' più eleganti. Questi per me sono invece i top proprio to run around. A me piacciono i crop top, soprattutto se portati coi pantaloni e coi shorts un po' più a vita alta. Questo è di Gina Tricot, è lo stesso che ho adesso, però di un colore verde militare. Super basici, mi manca solo quello bianco, diciamo, con delle spalline così sottili, che è perfetto per l'estate in qualsiasi situazione. Un altro capo super versatile come la maglietta bianca. Un vestito, oh mio Dio, il
colore, sì, anch'io ho una cosa, un paio di cose di colore nella mia guardaroba. Questo è un vestito a portafoglio. Qualche vestito colorato per la primavera ci sta, eh? Io che sono super amante di colori neutri, anche d'estate mi vesto molto neutro, ma certamente nella mia guardaroba non possono mancare, soprattutto in questo periodo, qualche capo un po' più allegro col colore che sta bene alla vostra carnagione. Non mi ci vedo tanto bene nell'outfit troppo romantici, magari con questo vestito abbinato al tacco, mi ci vedo col vestito del genere con dei bikers, quindi per dare un tocco di aggressività. Può essere anche del colore un po' più tranquillo, ma il vestitino carino o anche un vestitino così a portafoglio deve esserci. Sneakers, vi avevo già detto che sono le scarpe più portate da me, i sneakers, perché faccio la fotografa e ovviamente la maggior parte del mio tempo corro la città con questi qua. Questi li adoro, sono di Adidas, super comodi, anche questi versatili, ovviamente non da portare la sera, ma abbinabili sia ai look più sportivi come i look anche un po' più eleganti per dare un tocco di sportività. Capo, il trench, vi avevo già fatto vedere anche questa qua. Purtroppo questo trench esatto mi ha regalato mia sorella di un brand russo che si chiama Kokos, non lo so. Un altro capo della vostra guardaroba che non può mancare nella primavera, anche nelle giornate così come oggi quando fa caldo, ma sapete che comunque la sera farà più freddo, sopra qualsiasi outfit starà benissimo. Messo magari anche sopra le spalline, per me questo è un must have, poi questo è uno dei miei colori preferiti e secondo me le bionde donano molto il verde così militare. Lo cercavo dappertutto, non riuscivo a trovarlo, poi mi ha trovato mio sorello in un brand russo, me l'ha regalato per il mio compleanno e da allora non lo tolgo. Ma vi volevo dire anche un'ultima cosa, non bisogna comprare le cose alla moda, lasciate perdere, create il vostro guardaroba in cui voi vi sentirete sicuri di voi stessi, felici, con i capi timeless che non vanno mai via di moda. Devo salutare? Il vestito più bello che potete portare è la sicurezza in voi stessi, quindi mi raccomando, eh? Non vi dico di comprare tutte le cose subito, potete costruire il vostro guardaroba piano piano e non seguite la moda, chi se ne frega, i trend passano così velocemente che tra un anno vi guardate le foto vecchie e direte oh mio Dio, ma le cose basiche, le cose di classe rimarranno sempre e non andranno mai via di moda. Vero Walti? Vi è mancato Walti, eh? Walti non c'era in questo video, lo so che vi è mancato. Che sbadigli, orsacchiotti. Spero che il video vi è piaciuto e l'avete trovato utile. Fatemelo sapere giù nei commenti quali di questi capi sono indispensabili anche per voi. O magari ci sono dei capi che non ho inserito nella mia lista, ma invece sono must have per voi. Vi ricordo che i miei video escono 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, quindi iscrivetevi al canale per non perdere le novità e ovviamente mettete il like. E noi ci vediamo venerdì. Ciao!